età, quando loro insegnando in classe mi proposi durante le ore di italiano di utilizzare il testo biblico come un testo letterario, una lettura letteraria, è possibile farla, e scelsi proprio la storia di Giuseppe per far vedere ai ragazzi come funziona la narrativa biblica, ma più in generale la narrativa del mondo antico, del vicino Oriente antico. E allora venne uno degli studenti da me, disse, il mio parroco mi ha detto che lei a scuola non può leggere la Bibbia. Ho risposto, se il tuo parroco ha qualche problema interpretativo, può venire qui in classe e illustra a voi quali sono i problemi che ha trovato nella mia esposizione. Nessuno dice la verità, io non, nemmeno oggi vi racconterò la verità, vi racconterò come si può leggere il testo. E da allora ogni tanto mi tocca ritornare sulla storia di Giuseppe. È una storia molto intrigante per diversi aspetti. Io nel titolo ho messo, tanto oggi devo parlare di Genesi 37, non di tutta la storia di Giuseppe, pur facendo un breve cappello introduttivo, non si può parlare di Giuseppe senza dire due parole. Ho messo un dramma familiare, punto interrogativo, cioè a differenza di come nel titolo di oggi ho messo il punto interrogativo per segnalare una serie di problemi interpretativi. Cercheremo di vedere ora come si può leggere il testo della storia di Giuseppe inserito nel contesto in cui si trova. Perché si può leggere come storia a sé stante, oppure si può leggere inserito in un contesto. In un contesto, diciamo, per usare canonico, una lettura canonica. Il riferimento a Siracide, quando Siracide parla di Giuseppe. Di Giuseppe non si parla molto nella Bibbia fuori da Genesi, probabilmente le parole più belle già scritte da Sira: non nacque un altro uomo come Giuseppe, capo dei fratelli, sostegno del popolo, perfino le sue ossa furono onorate. È una nota incredibile di Giuseppe, ma guardiamo il sugo, memoria manzoniana, il sugo di tutto.